Ok, beh ragazzi, bentornati in questo nuovissimo video che sarebbe la seconda parte del video già creato la seconda parte del video di Monster Hunter Portable Third, in cui creo una custom quest. Mi ricordo che nell'ultima parte, che è stata qualche giorno fa, perché io sono andato in montagna subito dopo, per 2 giorni, ho fatto una piccola vacanza in più, scusatemi. Mi ricordo di aver detto di mettere questo dentro la cartella della PSP appena la collegate. Beh, avevo sbagliato solamente questa parte, perché prima dovrete fare così. Dovrete mettere prima un file dentro la PSP, che sarebbe questo qui. Io ora stacco perché sennò mi si blocca. Lo avvio e si avvierà come un gioco normale della PSP. Ok, sta per avviare, aspettate. Ok, si è avviato, ci ha messo un po'. Voi andate fino giù, 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 giù e dovrete mettere questo. Sì, dovrete mettere questo. Poi cliccate con triangolo. Mettete la prima scritta, mettete rotondo e poi metterete sì e io invece metto no. Ok. Ora però questa cosa devo esserne sicuro, non mi ricordo benissimo se era da fare o prima o dopo aver messo quel file, però voi se non ve lo dà prima, se ve lo dà prima fatelo prima, se ve lo dà dopo fatelo dopo. Quindi voi vabbè fate questo qua, poi appena finito dovete fare questo. Facciamo così, mettiamo sì, perché io devo mettere la mia missione. Sta caricando, io stacco per non farmi bloccare la PSP. Ok, me ha fatto, è tornato su questa scritta, cioè su questa schermata. Voi mettete no, mettete X e poi uscite come un gioco normale. Ok ragazzi, rieccoci. Comunque sì, sono sicuro di aver fatto la cosa giusta, di aver detto la cosa giusta. Lo dovete fare prima, perché io insieme a tutto quello che darò da scaricare ci sarà una cartella tipo un salvataggio. Voi la metterete insieme al salvataggio che c'è già, ai save data, e praticamente mettendolo insieme ai save data vi darà quella scritta DLC. Voi lo mettete e avrete fatto tutto. Poi dopo dovrete inserire quel file che vi ho detto io, in cui avrete messo la missione, e ora vedrete che ci sarà. Io la giocherò anche, almeno ci provo, se non si blocca. E bella ragazzi, si è bloccato, 2 secondi che rievio tutto. Ok ragazzi, eccoci nella gita, ci ho messo un po' però non ci fa niente. Parliamo con una delle due, mettiamo missione evento. Comunque ce ne saranno già altre messe dentro nel save data. Comunque mettiamo basso rango per me. E eccola uscire, ne ho fatti un po' per vedere. Ora per giocarla mi si bloccherà tutto, ne sono sicuro, perché mentre faccio il video mi si blocca. Come potete vedere, però ne ho fatte molte altre. Queste altre vabbè sono fatte da gioco. Vi consiglio, non fate questa perché è una buggata che vi blocca tutto. Poi vabbè, altro rango ve lo faccio vedere, ma sono un po' create da me e un altro po' create da fatte proprio dal gioco. Come potete vedere ci sono due Devil Joe, che hanno se avete stesso attacco del gioco normale fino ad arrivare a Genuga. E quindi ragazzi, spero di esservi stato utile anche con questa seconda parte, con 4 minuti di video, e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti ragazzi.